Ben ritrovati, nuova puntata di A Tutto Campo. Ovviamente si sapeva che con il Monza sarebbe stata complicata, però non ci si attendeva né un passivo né una prestazione come quella che si è vista allo Stadio Comunale con Di Donato che a fine partita ha chiesto scuse ai tifosi, la curva che per la prima volta dopo tanto tempo, forse dopo 2 anni, forse l'ultima volta quei cori si erano sentiti con Sottili in cui si chiedeva alla squadra di tirare fuori gli attributi, insomma anche questo la dice lunga dopo questo idillio che è durato insomma, per un po', che adesso insomma, queste prestazioni, soprattutto questa col Monza, sembra avere un po' rotto. Ne parleremo con Roberto Gennari, ben ritrovato. Ciao a tutti, buonasera. Ricordiamo anche il tuo blog che è dedicato Parole a Maranto. Parole Amaranto e poi Umberto Benigni, che è stata una vita, no, con vari ruoli dentro l'Arezzo, che sicuramente è un cuore amaranto di quelli veri. E allora cominciamo da prima di vedere, rivedere le immagini. Roberto, che se si può spiegare, perché credo che neanche Di Donato abbia una spiegazione, poi sentiremo dopo la conferenza stampa, almeno non mi pare di averla sentita, perché dice fin dal primo momento ha visto che non c'era proprio la squadra, no? Allora, a parte che, vabbè, il Monza non è la squadra su cui misurare, certo, i valori di un campionato, ma non solo per l'Arezzo, penso per più o meno tutti quelli che la incontreranno. Il Monza è una squadra che si batte se si presenta in giornata storta, se no non la batte nessuno. Detto questo, e la differenza dei valori in campo si è vista. Io, guardando la partita a fine primo tempo, ho raccolto un po' di commenti anche di tifosi storici che dicevano: mai in tanti anni che vengo a vedere la partita ho visto un primo tempo dove siamo stati messi così sotto da una squadra, e questo già ci dice qualcosa. Dalla parte dell'Arezzo però c'è una tendenza che dopo 8 partite non si può dire che sia cronica, però è evidente, ed è quella di una squadra che ogni volta che va sotto nel punteggio si smarrisce, e si smarrisce non tanto e non solo a livello di gioco quanto proprio di fiducia nei loro mezzi. L'Arezzo ieri ha preso il primo gol in modo anche forse un minimo rocambolesco, il cosiddetto gol a freddo, ha provato a replicare, ha preso il 2-0, dopo il 2-0 ha avuto quei 5-10 minuti in cui sembrava voleva fare qualcosa per riaprire la partita e poi semplicemente non ci credeva più. Purtroppo, se non sbaglio, questa è la quarta o la quinta volta che l'Arezzo va in svantaggio, e una volta che l'Arezzo va in svantaggio non la raddrizza mai. Questo è un limite forse più psicologico che tecnico, e secondo me non spiega niente nella partita di ieri, però spiega di questo avvio di campionato di Arezzo, questo indubbiamente. È una tendenza sicuramente evidente. Rivediamo le immagini. Berlusconi da forfè, c'è come previsto invece Adriano Gagliani in tribuna per Arezzo Monza, la partitissima particolarmente attesa in città anche per testare il momento di forma della squadra di Di Donato contro quella che è stata una macchina quasi perfetta fino a questo momento, il Monza. Di Donato che inserisce Ceccarelli in difesa, minuto di silenzio per ricordare Squinzi, recentemente scomparso, il patron del Sassuolo. Si parte con un Monza che è davvero uno squadrone anche a leggere i nomi dei giocatori che sono in panchina. Chiricò prova il cross al volo, Pissardo dopo 2 minuti libera così, poi ancora Lepore, il pallone che arriva per Finotto, mette in mezzo e c'è la carambola che porta in vantaggio il Monza sulla respinta di Pissardo. Brighenti se la trova davanti e dunque il Monza è già in vantaggio dopo 2 minuti e mezzo. Fanno festa i tifosi della formazione di Cristian Brocchi. Rivediamo Lepore che mette dentro per Finotto, cross di Finotto, Pissardo tocca addosso a Brighenti e la palla è in gol. L'Arezzo che prova a reagire con Volpicelli, in 2 tempi se la cava la manna. Ancora un pallone avanzato per Finotto, posizione regolare, Finotto in diagonale. Pissardo salva tutto, dal calcio d'angolo batte Lepore, tutto solo, incredibile! C'è il gol di Palazzi, che è stata la scelta a sorpresa di Brocchi prima della partita, seconda presenza in campionato per Palazzi. Qui è davvero incredibile come sia stato lasciato completamente solo all'interno dell'area di rigore di poter arrivare e battere. Vedete Lepore, Palazzi vuoto nell'area di rigore e Palazzi segna. Belloni non si capacita del motivo per cui non era marcato. Luciani calcia
sul fondo. Luciani schierato in posizione più avanzata, ci riprova un'altra volta e stavolta è decisamente più pericoloso. La palla però è sempre fuori, ancora un calcio d'angolo, stavolta lo batte Chirico, pallone molto profondo, Brighenti, arriva lui di testa, poi c'è questa salita improvvisa di Sampirisi, dentro Brighenti, il velo Finotto, la respinta di Pissardo, insiste il Monza, ancora Finotto, l'azione prosegue, Lepore, parte il traversone, messo fuori da Nolan, al volo Fossati, ancora Pissardo e Sampirisi, trova il pallone sotto la traversa, al 32esimo il Monza in vantaggio 3-0, risultato davvero roboante. Monza che era andata sullo 0-3 dopo il primo tempo anche lunedì contro la Juve Under 23, qui la corta respinta di Nolan, il tiro di Fossati e poi Sampirisi sotto la traversa per Sampirisi, come anche prima per Palazzi, primo gol in campionato. Foglia va al cross, Gori non ci arriva, è arrivato invece Nolan a colpire di testa. Poi insiste Finotto, la respinta che è corta di Pissardo, irrompe nell'azione d'Enrico e fa il 4-0 al 43esimo. 43esimo, 4-0, pesantissimo risultato, in soli 43 minuti l'Arezzo crolla sotto i colpi di questo Monza che davvero ha tante armi. Qui siamo nel secondo tempo, è entrato Armellino che va al tiro, un secondo tempo di pura gestione della partita, accade davvero poco qui sul disimpegno errato di Sampirisi, Cutolo per Gori, sinistro, pallone sul fondo. Poi entrano vari giocatori nel Monza così come nell'Arezzo, ma la gara non cambia la propria sostanza, Monza che non sembra infierire, qui Chirico finta il tiro, poi lo prova Pissardo. Ci sono dentro Marchi, Gliozzi che sono entrati, Marchi al volo, pallone alto, l'Arezzo che cerca in qualche modo di reagire con Di Donato che ha messo dentro tra gli altri Caso e Tassi, Cutolo dalla distanza, questa sì è una bella cosa, palla larga, Marchi qui forse controlla col braccio, poi calcia, grande chance per il 5-0, Pissardo bravo, Pissardo uno dei pochi a tenere in questo pomeriggio davvero scioccante per l'Arezzo. Si sapeva che il Monza era nettamente più forte, ma nell'Arezzo è mancato tutto, dal carattere, anche dall'attenzione, come hanno dimostrato alcuni gol subiti. Insomma, giornata da dimenticare, un passivo insomma roboante in casa, un Arezzo che adesso dovrà riprendersi, dimenticare queste scorie, perché adesso c'è il derby con il Siena. Qui il momento di confronto con la curva. Anche la dinamica poi dei gol, è vero che il primo Umberto è stata una carambola, come ricordava, no? Pissardo e Brighenti, che si vede alla calamita e la butta dentro, però è veramente disarmante quello che succede dopo, perché il gol del 2-0 di Palazzi, che tra l'altro ieri faceva la sua seconda presenza con il Monza in questa stagione, uno schema dove si è creato proprio il vuoto dentro la rigore, che è arrivato con la rincorsa e ha tirato totalmente indisturbato, no? È vero, Fabio. Innanzitutto speravo di completare un risultato e una partita notevolmente diversa da quella che purtroppo siamo costretti e siamo stati costretti anche a vedere. Sì, il secondo gol è stato allarmante, anche perché disarmante, perché in effetti un uomo solo in mezzo all'area di rigore, poi con un perfetto cross che ha fatto per metterlo nelle condizioni proprio di calciare libero e di insaccare dietro alle spalle di Pissardo. Certo, dopo sul 2-0 la partita già erano demoralizzati dopo il primo, perché il primo gol a freddo è stato veramente ha tagliato le gambe. Il secondo, anche psicologicamente e mentalmente, hanno mandato un po' in tilt e tutto. E questo è preoccupante. Non tanto perché non siamo in grado di recuperare anche le partite, ma non sei in grado poi di ritrovare il bandolo della matassa. Non hai più fatto una giocata, una geometria, un affondo, un'azione corale. Ci ha provato qualche volta Belloni, però anche Belloni, se si seguita a farlo stancare, a fare dal terzino fino all'attacco, ovviamente non so quanto ancora potrà tenere. Spero tanto, perché credo che l'unico che sia quello che ci dà un po' di illumina un po' il tutto.
Il primo gol è stato veramente anche una carambola, veramente. Sì, non pensava neppure di aver fatto rete lui, perché si è voltato un paio di volte. Sì, perché poi gli va addosso. Gli va addosso, sì, sì. Che poi già prima di questo ho visto c'era stato un cross simile, no? E vabbè, il logo sembra veramente una macchina quasi perfetta. Io non so come hanno fatto a perdere col Siena, evidentemente una giornata, come dicevi tu, una giornata storta, perché ho visto le azioni, insomma, nel gioco offensivo, però anche in quell'occasione sentì le dichiarazioni dal canto che disse questo risultato non inganni, perché questa è una squadra, cioè, clamorosamente superiore alle altre, no? Effettivamente le cose stanno dicendo questo. Roberto, con quello che diceva Umberto su Belloni, no? Perché doveva essere un momento di emergenza, no? Iniziato a Como, e poi sta diventando, però, anche con dei giocatori che comunque stanno rientrando, sta diventando un po' la regola. Quindi Belloni, che era l'uomo in più e dovrà essere l'uomo in più, però così anche lui soffre, no? questa posizione, allora, questo momento. Devo dire la verità, io, se c'è una cosa che non amo assolutamente nel calcio a nessun livello, è quando a campionato iniziato si provano tanti moduli. Sì. Perché mi dà l'idea di una squadra ancora alla ricerca di un'identità tecnica e tattica, però qui le partite valgono 3 punti. Il caso di Belloni è forse il più emblematico in questo senso. Belloni è indubbiamente il valore aggiunto dell'Arezzo. Si poteva capire già un po' anche dell'anno scorso, anche se poi di fatto fu molto frenato dagli infortuni e da una condizione fisica che arrivò solo verso fine campionato, infatti ricordo delle prestazioni notevoli già nel fine campionato. Però non si può chiedere a nessuno di tirare la carretta per tutto il campo e per tutto l'anno. Non è pensabile proprio anche fisicamente, così come non sarà pensabile in nessun caso poter avere la squadra al 100% della forma. Per cui, giustamente, forse magari non è il caso di farlo stancare troppo. Ora, come uno lo potrebbe impiegare? Si torna lì, si torna di nuovo, che facciamo? Dei nuovi esperimenti tattici? Questa era una domanda da farsi già prima dell'inizio del campionato. Belloni l'anno scorso con Dal Canto giocava trequartista, quest'anno sembrava poter fare la mezzala o l'attaccante esterno, ora va a finire che fa il cursore di fascia, insomma, che anche lui poi alla fine secondo me non rende neanche quanto potrebbe, perché rischia di diventare spaesato lui stesso, insomma. Oltretutto posso aggiungere, Fabio, una cosa, fin dal ritiro di Bagno di Romagna di Donato è stato messo nelle condizioni di interpretare il gioco che lui voleva, il 4-2-4. Però con chi? Innanzitutto con un difensore sul quale poteva fare affidamento, che era Pelagatti, e due centrocampisti che potevano coprire eventuali falle che c'erano, vedi Basit e Buglio. Venuti meno questi giocatori qui, è chiaro che il centrocampo si è trovato veramente senza mediani, senza chi copre, chi raddoppia, chi ti fa filtro nella zona nevralgica del campo, che poi dopo si è vista anche ieri, insomma, ti superavano con una facilità incredibile, oltretutto facilità e in velocità, quindi vuol dire che anche l'aspetto fisico nostro con questa squadra qui, poi dopo fortunatamente non incontriamo sempre il Monza, però c'è da aggiungere anche questo: noi abbiamo incontrato 8 partite, 5 in casa e 3 fuori. Abbiamo incontrato delle prime 10, abbiamo incontrato solo Monza e Pro Patria. Le altre sono tutte sotto la 10ª posizione. E se siamo a questo punto qui, avendo incontrato la Pergolettese, la Pianese, il Lecco, la Juve e l'Albino Leffe, 5 in casa e 3 fuori, meno 10 in media inglese. Non è incoraggiante. Non è assolutamente, non è incoraggiante. Però scusami se ti... Credo che domenica da Siena dovremo vedere veramente qualche cosa di diverso. Io ho fiducia in Di Donato, fuori una fiducia proprio illimitata, e nei giocatori stessi, perché quello che hanno dato ieri sicuramente credo che sia la brutta copia di quello che sanno fare. Ci fermiamo un attimo, poi sentiremo proprio la conferenza di ieri di Donato tra un attimo.
Eccoci tornati, prima di sentire Di Donato chiede scuse ai tifosi, ha fatto anche insomma un bel gesto. È un allenatore che ecco, in passato è sembrato a un certo punto anche lui in questa situazione un po' in confusione, inevitabilmente anche questi cambi, le assenze. Quello che chiedo a Roberto, che poi nei momenti, visto ci siamo tutti galvanizzati all'inizio, e l'amichevole con la Roma, la prestazione col Crotone, no? E anche la prima partita con Lecco, nonostante anche lì nella ripresa qualche segnale, per fortuna lì poi era girata bene, però comunque anche lì ci fu il rischio che la riaprissero poi andando sul 3-2, comunque ci eravamo tutti galvanizzati, poi da Grosseto con la Pianese in poi, no? È cambiato qualcosa, gli infortunati, gli assenti. Quello che chiedo è, questa rosa, secondo te Roberto, è sicuramente è più debole di quella dell'anno scorso, e questo mi sembra al momento insomma evidente. Non mi fatti sulle partenze. Ecco, quindi il punto è, l'Arezzo deve pensare più che altro, al di là della classifica momentanea, ecco, a questo punto anche a comprendere che ci sono delle difficoltà, e quindi è inutile fare i voli pindarici come sarà fatto appunto all'inizio, e che quindi, se anche quando si parlava degli assenti, però poi anche questi assenti non è che mi pare che siano poi così in grado, no, di creare questa svolta, no, meglio averli a disposizione, però non è che ci si può aspettare poi chissà che. Allora, va detto una cosa, gli assenti sono sempre la giustificazione più debole che si possa dare, perché poi in campo si scende in 11 contro 11 e si parte sempre da 0 a 0, questo tutti e contro tutti. Detto questo, la rosa è molto folta in alcuni ruoli, molto scoperta in altri, un po' scoperta in altri, nel senso che giustamente abbiamo sottolineato le partenze di Basit e Buglio, che non sono due facili da sostituire, però ecco, lì sembriamo un po' più scoperti. In difesa potrebbe aiuterà indubbiamente il rientro di Burzigotti. In attacco sembra, insomma, voglio dire, non manchi granché, perché poi di fatto non ci dobbiamo dimenticare che è vero che se n'è andato uno degli interpreti principi della stagione scorsa, che era Brunori, però è anche vero che insomma Gori arrivava con delle credenziali importanti. Io c'è una cosa che credo, quando uno sa giocare a calcio non è che improvvisamente disimpara a giocare a calcio, quindi teniamoci comunque il fatto che Foglia ce l'avevamo anche l'anno scorso, Belloni, Luciani, sono interpreti che stanno faticando anche a trovare un loro modulo, un loro ruolo, un loro modo di interpretare questo modulo, questo modo di giocare a calcio del mister Di Donato. Non è mai facile quando c'è un cambio di allenatore, però insomma, ripeto, torno a quello che ho detto all'inizio, probabilmente è anche un problema di fiducia in se stessi, perché se no non si spiega. L'anno scorso io mi ricordo, anzi, l'anno scorso c'era il problema delle rimonte subite, però c'era stata anche qualche partita raddrizzata un po' all'ultimo, qualche vittoria arrivata nei minuti finali. Invece quest'anno c'è questa tendenza, secondo me, è il dato più preoccupante. Dopo 8 giornate, il fatto che l'Arezzo va in svantaggio, bam, e improvvisamente non fa fraseggio, non fa verticalizzazioni, i giocatori hanno più paura a saltare l'uomo, e così diventa difficile anche contro le squadre al decimo posto in giù. Sentiamo proprio Di Donato, la conferenza di ieri. Ma le domande difficili, viste? Oggi fa un'analisi, magari. Sì, stavo anche dentro a fare l'analisi, è veramente difficile da analizzare. Innanzitutto chiedo scusa a tutti, chiedo scusa alla città, chiedo scusa ai tifosi che sono stati ancora una volta unici, perché ci hanno tifato da inizio alla fine e non era semplice tifare in queste condizioni, quindi chiedo scusa a tutti loro. Capisco l'amarezza, capisco tutto, quindi mi assumo responsabilità e chiedo scusa a tutti, perché sono il responsabile della mia squadra. Analizzare questa partita è difficile, perché non abbiamo avuto la personalità giusta per affrontarla. Abbiamo avuto timore subito della loro forza. Loro è una squadra veramente forte, non pensavo fosse così
così preparata su tutti i punti di vista. Noi abbiamo subito all'inizio, i primi tre tiri abbiamo preso tre gol e lì ti tagliano le gambe. Però la cosa che non deve succedere è di aver paura di affrontare una singola partita. Quello mi fa male, mi fa incazzare. Perché abbiamo avuto timore di affrontare il Monza. Poi loro sono bravi e abbiamo fatto appunto degli errori incredibili, perché anche il calcio d'angolo abbiamo provato solo ieri, abbiamo preso quella cosa provata. Vuol dire che è mancata l'attenzione, è mancata quel pizzico di personalità che serve per queste partite. Poi il secondo tempo sono stati anche bravi a non subire altri gol, se no sarebbe stato un dramma. Bravi anche loro a stare calmi. Loro a giocare, sì. È andata bene il secondo tempo, sono stati bravi a contenere. Contro una squadra che vuole giocare veramente come se fosse una partita della vita, ma è giusto che sia così. Giusto che sia così, perché hanno dimostrato quello che si dice di questa squadra. Quindi faccio i complimenti anche al Monza. Noi adesso dobbiamo cancellare subito questa partita, pulirci la testa e ripartire, perché abbiamo subito una partita importante già domenica e dobbiamo cercare di capire cosa non va quando affronti certe squadre, ma più altro nella nostra testa, e non c'è sistema di gioco, non c'è modulo, non c'è niente. Quella è l'intensità che tu metti nelle partite, la voglia di sopraffare, di vincere il duello personale con il tuo avversario. Oggi non c'è stato nulla di questo. Sì, in effetti oggi dovevi correre più del Monza. Sì, oggi ti ho detto, è stato, ma sai cosa? Ti blocchi. Oggi siamo stati veramente bloccati, siamo stati timorosi, abbiamo avuto quel timore reverenziale nei confronti del Monza, che sono stati bravi alle prime due sortite a fare due gol, e lì veramente è subentrata quella paura che ti ha bloccato e non correvi più. Infatti in quel frangente lì, quando eri sotto di uno e anche di due gol, no? Devi rischiare, devi portare su anche un pochino la linea. Ma guarda, se tu ci vai, loro invece palleggiavano tranquillamente. Però noi sul 2-0 abbiamo avuto un 10 minuti in cui abbiamo cercato di alzare il baricentro, abbiamo preso diversi angoli, però la terza volta che sono andati giù hanno fatto il terzo gol. Questa è una bravura e la forza di una squadra veramente, veramente forte. Noi dobbiamo renderci conto che effettivamente hanno qualcosa in più di noi e ti ripeto, dobbiamo pulire la testa e ripartire già da martedì. Ma questa partita ci deve servire da lezione per farci crescere. Dobbiamo avere un altro tipo di atteggiamento se vogliamo diventare grandi. Io ti faccio una riflessione, metto da parte la partita di stasera. La domanda è, secondo te, può essere, è lo schema questo per far giocare l'Arezzo? Facendo una riflessione di tutte le partite finora, dell'articolo anche, sì. Secondo me, ecco, questa è una squadra che una squadra così offensiva uno schema così offensivo non lo può leggere, mio parere. Ma guarda, non è questione secondo me di squadra offensiva, è questione di come affronta le partite, perché alla fine oggi ho giocato con i quinti che erano Luciani e Bello fatto, è stato molto basso, i tre centrocampisti erano tre, alla fine anche Rolli si sacrifica molto. Io più che altro penso i sistemi di gioco sono indifferenti e secondo me come l'intensità che tu ci metti nell'affrontare, perché alla fine il 4-2-4 non è altro che il 4-4-2 con cui gioca molte squadre. L'Atletico Madrid ci va in finale Champions League e lì ci sono delle intensità mostruose. La verità è che come affronti le partite, l'intensità che metti, la cattiveria che metti, la cattiveria agonistica che metti, perché oggi ho giocato a 5 dietro, ho preso 4 gol nei primi 40 minuti, quindi non è quello. Tu potevi giocare anche a 10 in difesa, ma se non ci metti quel pizzico di cattiveria, quel pizzico di intensità, fai fatica, perché vuol dire che arrivi sempre secondo sul pallone. Se arrivi sempre secondo sul pallone vuol dire che la palla ce l'hanno per gli altri, e se trovi una squadra con qualità importante subisci. Ed è quello.
a livello tattico mister è il suo compito di risolvere il problema. Noi quello che abbiamo visto però è che questa era una partita con questo pubblico, con un avversario di livello che ci doveva far sentire leoni. Ma infatti ci siamo mostrati siamo stati, sì, infatti la mia più grande delusione è questa, non tanto di aver perso la partita, è per come, perché le partite si possono perdere, però è come si perdono le partite. Io sono rimasto deluso appunto dall'atteggiamento. Queste sono quelle partite che dovresti giocare solo con la cattiveria, con la corsa, solo con la voglia di sopraffare l'avversario, un avversario forte, di andare sopra i tuoi limiti e far vedere che hai qualcosa in più in questa singola partita. Purtroppo non è avvenuto e questa è la cosa che mi ha fatto più male. Eccoci tornati, abbiamo sentito Di Donato dunque prima della pausa, anche lui insomma, non si spiega bene, dice a un certo punto anche no, non mi aspettavo un Monza così avanti, così preparato, nonostante che appunto lunedì più o meno il primo tempo con la Juve Under 23 era stato lo stesso, solo che in quel caso i gol erano stati tre e nella ripresa poi lo stesso Brocchi insomma non aveva gradito l'atteggiamento della squadra, anche se poi sono quelle dichiarazioni quando vinci poi no, nettamente 4-1, no? Puoi anche fare questo tipo di valutazione. A volte Brocchi, guardandolo dall'alto, mi dava la sensazione, cioè quasi così, deve essere venuto a fare una girata qua a Arezzo, no? Cioè neanche passeggiava lì sulla panchinata, la squadra andava da sola. Poi bastava vedere la panchina, i giocatori che ha messo dentro, non ha fatto entrare neanche Iocolano, per dire, no? A noi ce ne basterebbe uno forse di quella panchina. Gliozzi, ecco. Rigoni, Marchi, cioè è entrato comunque gente di un certo livello. Sui social leggevo, Umberto, chiaramente quando le cose non vanno male e si va a chiedere, no, appunto il cambio dell'allenatore, in questo caso ho letto di sono fatti qualcuno ha proposto dei nomi, no, l'esperto della categoria, no, ci sono quei cliché, no, che ne so, l'indiani della situazione. Secondo te però, al di là della simpatia, no, della riconoscenza anche per Di Donato come uomo, come giocatore, potrebbe servire una scossa? È prematuro secondo te? Credo che sia prematura la cosa, anche se i risultati ovviamente non sì. dicono questo e la piazza non dice questo. Io credo che ieri la curva le ha dato dimostrazione, perché ha intonato per 90 minuti i cori pro Arezzo. Alla fine della partita sono stati fischiati i giocatori e fischiati sonoramente, cosa che non si sentiva da quel finale con Sottili, dai. Da anni veramente, una cosa in questa maniera qui. Quindi io credo che fin da domenica i ragazzi, ricordandosi e consci di quello della partita che non hanno fatto sabato, domenica, riusciranno a capovolgere questa situazione. Perché rendiamoci conto, Di Donato, calciatore, a parte che quando venne fuori il nome di Donato tutti fummo contenti, sì. anche perché aveva lasciato un grandissimo ricordo come calciatore e come centrocampista. Poi ha vinto un campionato a Arzignano, che vincere i campionati in tutte le categorie non è mai facile, tantomeno in quarta serie o serie D. Quindi lui veniva con delle credenziali abbastanza importanti. Ora, cambiare oggi con una squadra fatta a su misura per lui, con il 4-2-4, con supporti e non riserve, però in ogni ruolo ci sono quattro giocatori per ruolo. Quindi ora poi vai a sconvolgere una situazione che poi dopo non so se ci sono giocatori adatti per fare un determinato tipo di gioco. Centrocampo, che è fondamentale, anche ieri mi sembra che abbiamo balbettato abbastanza. Sì, come era stato evidente con la Juve Under 23, no? Dove l'Arezzo soffrì tantissimo. Il problema è che lì proprio manca di numericamente, no? Perché esatto, poi a Volpicelli, poi gli altri sono tutti adattati. Esatto, anche che Tassi poi fa un'altra cosa. Esatto, no? Perché al calciomercato sono stati presi giocatori adatti per un gioco che voleva fare Di Donato. Poi dopo questo si è rivelato probabilmente non adatto,
E quindi ci si trova ora in una condizione che fai? Fai un allenatore che fa 4-3-3, fa 4-4-2. Tanti giocatori sono sempre quelli. Riadattare non è semplice. Il problema è che anche fosse rimasto il 4-2-4, però c'era sempre solo Foglia e Volpicelli. Esatto, cioè non è che andava molto lontano. Comunque, nel senso che se poi si fa male uno, come è successo, e comunque l'Arezzo è sembrato sempre anche con Foglia e Volpicelli. Se trovi comunque un centrocampo dall'altra parte robusto, comunque che ti aggredisce, manca comunque la manca, cioè lì soffri e dopo soffri anche la difesa, è tutto poi concatenato. Infatti, nel centrocampo andiamo in inferiorità numerica, la difesa soffre, l'attacco, l'Arezzo ha fatto 8 reti in 8 partite, di cui 6 in 2 sole gare. Quindi nelle altre 6 partite ha fatto solo 2 gol. Quindi anche la distribuzione quindi, delle voglio dire, alla fine sembra che la quadratura del cerchio proprio non si è trovata in nessun reparto. E ne ha prese 11, che non sono poche. Anche se c'è chi ha fatto peggio, però sì, insomma, voglio dire. Il Renate ne ha prese 2, infatti vediamo tutti dov'è in classifica, insomma, voglio dire. E comunque ieri il nostro portatore di palla, specialmente quando era di spalle, ne aveva 3. C'aveva Del Rico Chierico e l'altro centrocampista. Monza ci ha insegnato secondo me una cosa anche sull'atteggiamento. Io ho visto anche nel finale di partita c'è stato un giocatore di loro, era un po' impallato, non sono riuscito a vedere bene chi, che però ha fatto un fallo che secondo me era da giallo, quasi da rosso, quello sulla fascia, esatto, Chirico, sulla fascia nel finale, sì. Chirico, che però dici, ma come, questi sono 4-0, mancano pochi minuti alla fine e ancora lottano su tutti i palloni. Questa è una questione di atteggiamento che probabilmente Brocchi è riuscito a trasmettere fino a ora, ad oggi, più di quello che sì, siamo riusciti a fare noi. Credo che Brocchi non abbia insegnato niente a questi qui, perché già Del Rico, sì, sì. Centravanti, che sta, cioè, non sono giocatori ai quali insegnare qualche cosa, li devi disciplinare, ma questi qui sapevano benissimo da soli cosa fare e cosa non fare. Sono consapevoli della loro forza. Prima parlavo con Fabio, prima dell'inizio della trasmissione, mi ricordava il nostro Arezzo di Somma, quando andavamo in trasferta si sapeva che primo ti divertivi, secondo tornavi col risultato. Sapevi e loro uguale. E lui giocava con 14 uomini, sì, non è che lui toglieva Barbagli, cioè Pasquale metteva Barbagli, sì. Quindi 14 giocatori, però sapevi veramente dove andavi a pagare, dove andavi, sì, cioè, eri tranquillo come era loro, una questione di sicurezza nei propri mezzi, però non è poi sempre così scontato, perché dopo c'è la presunzione, che è un'altra cosa, dopo c'è la presunzione. Lui è riuscito in questo, dicevo, è stato bravo, perché Monza sul 4-0 avrebbe potuto semplicemente, come ha fatto, fare anche tanta melina, sì, sì, insomma, sì, sì. Però appunto in quel flash lì ha dato l'idea di una squadra che non è presuntuosa, tutt'altro. Sentiamo Sereni, giocatore che ieri si è presentato in sala stampa. Sicuramente, come ho detto prima, di là abbiamo preso 3 gol in 13 minuti e quelli ci hanno tagliato le gambe. Penso che per chiunque squadra faccia fatica poi a rimetterla in sesto, quindi abbiamo la fortuna che domenica abbiamo già una partita importante che si prepara da sola, dove dobbiamo dare il 150% e abbiamo la possibilità di accantonarla e di andare a Siena e tornare con un risultato positivo. Ecco. Siamo alla ottava giornata di campionato, il segno, cioè, sai, abbiamo ancora 25 partite davanti, 27-28, quindi il segno non lascia sicuro, però sicuramente dispiace, parlo a nome della squadra. E però ripeto, ho visto i miei compagni la voglia di reagire subito e quindi domenica abbiamo una partita in cui possiamo farlo. Cosa vi siete detti nell'intervallo? Perché insomma il risultato è anche troppo eclatante, no? C'è poco da dire, c'è da andare in campo e cercare di mettere magari quello che non. Di aggiustare le cose che non andavano, mettendoci magari un po' più di cattiveria, un po' più di grinta, però si rischia di sfociare anche magari oltre, che magari rischi di prendere un'espulsione, una munizione in più, e quindi bisogna stare attenti, non è facile gestire questo tipo di partite. Per la prima volta dalla curva Minghelli è arrivato, no, il coro di tirare fuori gli attributi che non si era mai sentito,
generosi oppure avevano ragione? No, noi li rispettiamo, rispettiamo i tifosi, il loro parere, giustamente perdi 4-0 in casa. E per noi deve essere però motivo di stimolo, di spronamento, perché sappiamo quanto ci tengono, ma lo dico a nome della squadra, anche noi ci teniamo tanto e oggi dispiace, ecco, fare una figura del genere. Ripeto, abbiamo la possibilità domenica già di metterci alle spalle questa. Ora c'è appunto il derby di Siena, dove c'è questa situazione particolare con il Siena che ha vinto sempre in trasferta ma non ha mai vinto in casa, ha evitato quella che sarebbe stata la quinta sconfitta consecutiva, considerando anche il playoff col Novara dello passato campionato, è riuscita a salvarsi con un gol di Arrigoni contro la Pistoiese proprio al 90esimo, un tiro dal limite dell'area. E ieri però ha ripreso il suo cammino. C'è stata quella conferenza della settimana scorsa di Dal Canto, che è finita anche a Striscia la Notizia, no? Quello show del dopo partita. Ecco, il fatto, Roberto, che non abbia mai vinto, chiaramente da una parte uno diceva che potrebbe essere un vantaggio anche psicologico, ma io credo che poi anche per un discorso di numeri, di proprio, ecco, magari era meglio se avesse vinto in passato, sì, no? Sì, probabilmente sì, anche se poi io sono dell'idea di una cosa, una partita come un Siena-Arezzo non è una partita che ha le stesse logiche di una gara normale, perché comunque è molto più sentita di una gara normale. Le partite sentite spesso non lasciano intravedere nei 90 minuti i veri valori tecnici, perché subentrano altre cose: la motivazione, la grinta, la voglia di vincere una partita, la voglia di portarla a casa. Che dire, potrebbe veramente essere una partita determinante, e probabilmente lo sarà in un senso o nell'altro, questo indubbiamente. E poi, ecco, questa magari ci può anche stare, che la squadra, no, tiri fuori, appunto perché è un derby, perché si sa che la piazza non gradirebbe, anzi gradirebbe ecco, comunque una grande prestazione. Poi bisognerà vedere, no, alla lunga, se questo atteggiamento però rimane, perché questa, appunto, secondo me è un'altra partita che non dirà in un senso cioè se andasse male purtroppo confermerebbe la tendenza negativa, se andasse bene saremmo tutti contenti, ma non dovremmo, ecco, dormire poi sonni troppo tranquilli, perché sono quelle partite che in qualche modo si preparano da sole, perché poi c'è la pressione, ci sono tante cose che entrano in ballo, è la partita anonima, no? Che magari ci sarà la volta dopo deve tirar fuori, no? Qualcosa di più. Certo. No, Siena sicuramente è una tappa fondamentale per quello che riguarda il percorso dell'Arezzo che deve fare. Ripeto, non vorrei stuccarvi, però ritengo che domenica la squadra debba tirare fuori una prestazione sopra le righe. Innanzitutto gioca contro degli ex, molti ex sono in panchina, però, come dicevate, è sempre una partita straordinaria, particolare. Arezzo-Siena non esce da tutti i canoni di qualsiasi altra partita, insomma. Solo Arezzo-Perugia può anche avvicinarsi un pochettino, sì. Però con Siena è fondamentale. E quello che chiedono i tifosi, e tutti chiediamo, è l'attaccamento alla maglia. Quando esci devi aver dato tutto. Cosa che in determinate partite questo non è capitato. E i fischi di ieri sono stati fatti solo esclusivamente per quel motivo lì, perché non hanno visto nei confronti, negli 11, nei 16 che sono entrati in campo, quell'agonismo e quella cattiveria agonistica che invece bisogna avere. Perché perdi 4-0, se il Monza voleva poteva affondare nel secondo tempo, diciamogli grazie che il passivo è rimasto a questi livelli qui, anche se notevolmente alto, però ecco, è la prestazione nostra, siamo i nostri giocatori che non hanno dato quello che dovevano dare. Grazie. La maglia non era sudata. No, non era sudata. Grazie a Umberto Benigni, grazie a Roberto Gennari, ci rivediamo lunedì proprio per commentare il derby. Buona serata.